Buongiorno, stamattina vediamo alcuni tipi di autorimesse. Visto che abbiamo trattato le varie tipologie e le principali tipologie edilizie, oggi vedremo le autorimesse. Siccome si tratta di progettarle, vengono anche qui dati, scusa il gioco di parole, dei dati, cioè delle indicazioni. In questo caso si tratta di un piazzale indicato in questa planimetria dello stato di fatto, quindi di come è lo stato attuale ed è già adibito a parcheggio di superficie, però si intende realizzare un'autorimessa a due piani interrati. A questo proposito è stato preordinato uno spostamento del tracciato dei sottoservizi nel percorso indicato nella planimetria. La zona è residenziale, urbanizzata nei primi decenni del secolo scorso. I sensi di marcia sono indicati con le frecce rosse nel disegno ed è molto chiaro. Il terreno presenta una pendenza pressoché uniforme in senso longitudinale al piazzale, direzione sud-ovest-nord-est, e una pendenza più lieve in senso trasversale. Come vedi, sono indicate le quote. Questa è quota 00, questa è più 50. Questa ad esempio è meno 80, proprio per indicare il dislivello. E il progetto richiede almeno 50-55 box auto rispettando le norme vigenti e senza interferire con i sottoservizi e lasciando adeguati spazi per la circolazione delle auto e di distacco dagli edifici circostanti. Andiamo a vedere la soluzione e le scelte di progetto. Eccoci qua. Adesso vederla un po' tutta, difficile. Quindi si è scelto di realizzare i piani dell'autorimessa con la medesima inclinazione del terreno in senso longitudinale, con un'altezza uniforme netta di piano pari a 2,40 m e lo vediamo qui in sezione. Questo è il nostro fabbricato e questa è la nostra autorimessa. In senso trasversale la pendenza è assicurata dal sottofondo soprastante, la soletta superiore, di spessore variabile. È stata delineata anche una sistemazione del piano strada con pavimentazione in cubetti di calcestruzzo e fasce di pietra. Eccoci qua. No, questa è un'altra sezione. È tutto qui indicato. La rampa d'accesso elicoidale è questa. Attenzione sempre quando si progetta l'autorimessa al raggio di curvatura che deve essere progettato in modo tale da permettere a due auto che marciano in senso se a doppio senso a due auto che marciano in senso contrario di poter passare. Insomma, bisogna rispettare la larghezza di carreggiata. Quindi dicevamo che la rampa d'accesso è elicoidale ed è stata posta all'estremità più distante dalle vie di circolazione e presenta una larghezza di 4,50 m, è questa. Sono state previste due uscite pedonali adeguatamente contrapposte, di cui la principale dotata di ascensore e aventi accesso dalla corsia centrale di larghezza 6 metri, è questa. Proprio per poter salire all'edificio, anche per motivi di sicurezza. La profondità della rampa elicoidale induce a realizzare dal lato della rampa stessa box doppi
ampi, mentre dal lato opposto i box sono profondi 5 metri. La larghezza dei box è di 2,80 m. Le ventilazioni sono collocate dietro, dietro ai box singoli, queste. Per tale motivo i box sono chiusi da portoni di lamiera microforata al fine di garantire una ventilazione uniforme della corsia centrale e alle altre autorimesse. Ulteriori ventilazioni sono poste in prossimità della rampa e date anche dalla bocca della rampa stessa. Qua. Sono tutte griglie di areazione. Quelle che noi vediamo e calpestiamo ogni volta che passiamo sopra a un, ad esempio, un parcheggio interrato, vedi quelli dei supermercati o anche dei grossi condomini. Le superfici in gioco sono tali così da garantire un rapporto fra ventilazione e superficie maggiore di un 1/25. La struttura è di calcestruzzo armato. I divisori 5 box sono costituiti da sottili setti portanti, in modo tale da non dover fare ricorso ai pilastri, perché questi altrimenti ci creerebbero dei problemi in fase di progettazione. Quindi direi che questa è la soluzione ottimale. Anche questa è la sezione 2, che è questa qui, e quindi vediamo appunto il nostro parcheggio con i posti auto. Questa abbiamo la pianta su più livelli, ovviamente abbiamo il livello 1 con la nostra rampa sempre e l'accesso poi a tutti i box di larghezza di 2,80 m e di profondità 9,40 m circa su questo lato e su questo invece di 5 metri. Questo invece è il livello secondo. Guarda bene, analizza, vedi qui c'è il raggio di curvatura. Passiamo adesso al parcheggio nel cortile di una casa in linea che abbiamo visto nella lezione precedente. E anche qui abbiamo sempre dei dati da cui non possiamo prescindere, insomma, e ci dice di disegnare la sistemazione del cortile e definire gli spazi per la circolazione di auto e persone. Gli elementi di verde, i giardini e i giardinetti privati ad uso degli alloggi del piano rialzato nel lotto schematizzato in figura. Questo è il nostro lotto. Ecco, me lo volevo, ecco così. Quindi passiamo alla soluzione e alle scelte di progetto. Il passo carrabile, che è questo, è stato disposto a lato dell'edificio, mentre dal lato opposto, questo, è stata collocata la rampa di accesso al piano interrato. E quindi sono state elaborate due soluzioni. La prima prevede giardinetti privati al piano rialzato e parcheggi paralleli alla strada interna. Eccoci qua. Ecco, queste sono le due soluzioni. Di larghezza, questa strada interna di larghezza 5 metri. Per consentire la manovra è adatta in caso di destinazione residenziale negli alloggi al piano rialzato. Abbiamo poi la seconda soluzione con le auto parcheggiate perpendicolarmente alla strada,
con ovviamente aumento della possibilità di parcheggio. Questa soluzione è più adatta nel caso di edifici che prevedono uffici al piano rialzato e dove è maggiore la necessità di posti auto. Qui però non è riportata la ventilazione del sottostante piano garage. Quindi qui abbiamo la nostra strada pubblica e qui sì, appunto, la prima soluzione da questa parte e la seconda qui, che prevede più posti auto. Passiamo adesso a un altro tipo di autorimessa, che è quella interrata a box. E siamo qua. Anche qui ci viene chiesto di organizzare un'autorimessa comune nell'interrato di una casa in linea a due scale, e queste che sono qui, da costruirsi sul lotto di terreno di 30 metri per 40, tenendo conto che il cortile soprastante sarà sistemato a verde e che l'edificio è dotato di piano rialzato e contiene 18 alloggi. Ecco, questa è la rampa, te la volevo far vedere, rampa di accesso. Quindi passiamo come sempre alla soluzione e alle scelte di progetto. Ogni alloggio deve disporre di una cantina e si prevedono 25 box auto nella misura di un box e mezzo per alloggio. L'altezza del piano interrato è stata assunta di 2,50 m, che è il minimo normativo, quando invece il minimo normativo è 2,40 m. È stata poi tracciata la sezione valutando l'altezza del piano rialzato di 1,20 m circa rispetto al piano marciapiede assunto come quota di riferimento. E si è assegnata al piano cortile un'altezza di poco inferiore, cioè 1,10 m. Considerando 70 cm di terreno e 30 cm di soletta del piano interrato, il dislivello da superare dal piano del marciapiede risulta di 2,40 m. Allora torniamo alla... ecco. Poiché la rampa sarà in parte scoperta, è bene evitare che la sua pendenza raggiunga i limiti normativi, cioè che sono quelli del 20%. In questo caso la pendenza è del 16%. Prima dell'inizio della rampa è prevista una parte in piano, che è qui. Dove gli automezzi possano stazionare prima dell'immissione sul marciapiede. Per un'autorimessa di queste dimensioni, le norme prescrivono che la rampa singola abbia larghezza non inferiore a 4,50 m, a meno che non sia semaforizzata. Per quanto riguarda le vie di fuga pedonali, la rampa non può garantire da sola un percorso massimo di esodo inferiore a 30 metri ed è necessario inserire un'ulteriore via di fuga sull'angolo opposto a quello della rampa. La larghezza delle corsie su cui si affacciano i box non può essere inferiore ai 6 metri. Ecco, passiamo qui. Al di sotto dell'edificio residenziale trovano posto altri box auto compatibilmente con la posizione delle scale e dei pilastri. Come possiamo notare, appunto, la posizione dei pilastri è estremamente vincolante nella progettazione delle autorimesse.
perché ovviamente devono essere i posti auto devono diciamo essere dimensionati e progettati in funzione di questi elementi fissi. I box di lunghezza maggiore consentono la disposizione di due automobili di dimensioni però non grandi. Gli accessi all'edificio avvengono attraverso i filtri areati con canne di ventilazione. L'autorimessa deve essere compartimentata dal resto dell'edificio con elementi costruttivi REI 60 che sono indicati in nero nella planimetria. Questi. La superficie del compartimento risulta di 875 metri quadri. La ventilazione naturale richiesta, che deve essere almeno un 25esimo della superficie, è pari a 35 metri quadri ed è garantita da griglie di areazione e dalle aperture sulla rampa di ingresso. Abbiamo sempre le griglie e la rampa e sulla rampa d'ingresso. Con questo io ho terminato l'argomento. Ti saluto e ti auguro buona giornata. Ciao.